Sgozzato a 20 anni per gelosia, aveva un appuntamento con l'assassino. I carabinieri cercavano da ore Marco Borrelli, dopo che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa, ma lo hanno trovato morto con la gola tagliata nelle campagne di Agropoli. Per l'assassinio, i militari diretti dal capitano Francesco Manna hanno fermato un giovane extracomunitario. Secondo gli inquirenti, all'origine dell'omicidio viserebbe la gelosia. Borrelli, infatti, pare avesse intrecciato una relazione sentimentale con l'ex fidanzata dello straniero. Il giovane, ritrovato in una pozza di sangue vicino al parco delle Ginestre, zona residenziale nei pressi del lungomare cittadino, apparteneva ad una famiglia molto nota in paese. Le indagini erano scattate ieri sera in seguito alla denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Per tutta la notte e per la mattinata carabinieri di protezione civile hanno battuto palmo a palmo il territorio fino fino alla macabra scoperta, avvenuta intorno alle 15 di ieri pomeriggio. Grande lo shock in paese al diffondersi della notizia, un evento al quale questa tranquilla comunità non è per niente abituata.